first mic get jam hurt. Most deaf. That time. Most brothers like to call it a gift. Hey, yo. Shine bright where I'm far from my close to. I told you. This is how we go through. Ben ritrovati con Basquettando, che non è andato in vacanza nonostante le vacanze di Pasqua. Siamo ad Arona, nel bellissimo triple che ci ospita. Ci ospita il mitico, imprescindibile Gigi Balestra, che andiamo subito a salutare. Ciao Gigi. Ciao a te e ciao a tutti gli ascoltatori di Basquettando. Abbiamo avuto un po' di paura perché abbiamo avuto un problemino, ma Mirko l'ha risolto andando a prendere la cassetta. Ringraziamo anche l'ex perché ci ha offerto la cassetta, credo, no? No, abbiamo dovuto pagare. Gabriele Grazzini, che si è fatto un bel viaggio, è arrivato puntuale, ne abbiamo cominciato 40 minuti dopo. E maledetto. Sì, viaggiare. Proprio ci siamo gustati questo viaggio. Ciao a tutti. Buon proseguimento di mangiate dopo la Pasqua. La lavagna è pronta? La lavagna, sai, il problema è che da quando Mirko Zullo è diventato famoso e è diventato un best seller in tutto il mondo, è un po' difficile il discorso logistico, ma ci stiamo lavorando anche perché abbiamo un sacco di feedback positivi e allora vogliamo continuare con questa cosa. Mi raccomando, altro padrone di casa, possiamo anche lui chiamarlo padrone di casa, perché insomma è di casa in tutti i sensi, Marco Marini, direttore generale di Arona Basket. Ciao Marco. Ciao, saluti a tutti i telespettatori di Basquettando. E poi, dunque, c'è il mitico, possiamo chiamarlo il socio di Gigi Balestra. Possiamo chiamare la socio di Gigi Balestra, che andiamo a salutare, ex giocatore di basket, gioca ancora. Gioca ancora, infimi livelli, ma gioca ancora. E io sono contento, sono la persona più felice del mondo, ve lo devo confessare. Mi sono emozionato, è tornato a trovarci dopo quasi un anno. Quando sapevo che saremmo andati a Rona, alla triple, ho detto, attenzione, parte il messaggio, parte la chiamata. E lui ha detto sì, l'uomo del monte ha detto sì, grande Lorenzo. Non potevo bancare questo invito, un saluto a tutti quanti. Abbiamo visto che hai cambiato la maglia, no? I nostri telespettatori erano abituati a vederti con la maglia di Domo, quest'anno sei terzo in classifica, non vanno nello stesso campionato di Domo. Sì, siamo dovuto cambiare squadra per motivi vari, purtroppo, da un certo punto di vista un po' dispiaciuto, però alla fine siamo lì, siamo in alto, stiamo cercando di fare un buon campionato, stiamo cercando di salire ovviamente. Ci proviamo, dai, insomma, non sarà facile, ma sappiamo che abbiamo le carte in regola per poterlo fare. Per dovere d'ospitalità, visto che devi andare al lavoro, prima però io farò una petizione, lo annuncio, per far tornare Lorenzo Domodossola nel corso dell'estate. Sai che sono di moda le petizioni in questo momento, anche per motivi politici, dimissioni o dimissioni, io farò una petizione per far tornare Lorenzo a casa Domodossola. Però, dicevo, prima di parlare con voi, vado subito da Marco, perché sono stati giorni importanti in seno ad Arona Basket, con il rinnovo delle cariche direttive. Mi sembra tutto all'insegna della continuità, con Dario Paracchini che mantiene la carica di presidente, però un consiglio allargato. Un consiglio allargato che è frutto del nostro desiderio di crescere sempre più. La squadra e le squadre giovanili stanno crescendo sotto tutti i punti di vista, e per cui anche la società deve, come dire, fare dei passi avanti, deve essere in grado di supportare al massimo l'impegno di ragazzi, di tecnici, di tutti quanti danno una mano alla società. Per cui in quest'ottica la volontà mia e di Dario, che siamo, diciamo, gli storici della società, è quella di coinvolgere persone disponibili. Abbiamo trovato nell'ambito dei genitori del settore giovanile un po' di persone che si sono dimostrate interessate e volenterose, e ci sembra un'opportunità grossa per la nostra società di coinvolgere queste persone. L'anno scorso il risultato più significativo, poi possiamo parlarne anche con Gigi, il raggiungimento delle finali nazionali. Quest'anno comunque, nonostante non sia ancora arrivato, e penso che non arriverà questo risultato straordinario dell'anno scorso, comunque si è fatto un'opera di consolidamento sia in termini di presenze, di giovani iscritti, insomma il lavoro è stato comunque molto molto positivo. Il lavoro senz'altro molto positivo. In effetti una speranza ancora di andare alle finali nazionali c'è, facendo i dovuti scongiuri, ma siamo qua per provarci fino in fondo. L'impegno è grande, i risultati ci sono venuti, la squadra di Serie D con una media di età di poco più di 17 anni al secondo posto, lotterà nei playoff, poi vedremo quale sarà il risultato finale, ma direi che tutto il movimento, a partire dal mini basket a tutte le varie categorie, sono cresciute molto a livello tecnico, di impegno, di disponibilità, perché poi non dimentichiamo che
fare tutti questi campionati ad alto livello vuol dire impegno, vuol dire trasporti, vuol dire muoversi, e questo comporta un grande impegno anche economico, oltre che di disponibilità di tempo da parte di tutti. Prima di lasciarti andare, cosa vuole trovare Marco Marini nell'uovo di Pasqua per quanto riguarda Rona Basket? Un po' di stabilità economica. Penso che sia quello che vogliono un po' tutti, quindi ringraziamo Marco che sappiamo deve andare al lavoro. Settore giovanile in cui Lorenzo e Gabriele sono parte integrante. Gabriele ha un'esperienza, sì, una volta hai fatto l'allenatore, Lorenzo, nell'Under 19 l'anno scorso, e sei stato protagonista di grandi duelli contro Arona Basket. Sì, è capitato, diciamo che non sono sempre andati bene, purtroppo, vabbè. No, adesso, quest'anno purtroppo per impegni diversi di lavoro nemmeno riesco più a seguire nessun tipo di giovanile, poi giocando anche il tempo diventa veramente poco da poter dedicare a loro. Cosa fa Lorenzo Di Bello nella vita quest'anno, oltre al giocatore? Informatico, lavoro, e una ditta Gagliate, stiamo cercando di fare qualcosa. Diciamo che siamo dentro con i treni, con tutta informazione al pubblico, e siamo dei sistemi integrator. Sapevi che Gigi Balestra ha fatto un bando per avere qualcuno che si occupi del sito del triplo di Arona? Ma noi quel tipo di informatica non la seguiamo, sinceramente non facciamo siti, lo potrei fare in privato se vuole. Stavo cercando di fargli trovare un lavoro, è il primo caso, Marini ha detto, cioè, solidità economica, io gli trovo un lavoro e lui lo rifiuta. No, non è che non l'ha rifiutato, l'ha buttata lì e ha detto, t'ha un bel lavoretto in nero, così si arrotonda e via andare. Cioè. Va bene, prenderemo l'occasione, valuteremo la possibilità. In nero. Nerissimo. Monti, non ti preoccupare che stiamo scherzando, perché poi dopo domani arriva la finanza, fattura Lorenzo, fattura Gabriele. Torniamo seri, concentriamoci un po' anche sul discorso playoff della Pafoni, playout della SBS. Domenica l'ultima partita di campionato, in casa contro Capo d'Orlando, l'abbiamo detto la scorsa settimana, tra l'altro abbiamo sbagliato perché abbiamo dato certa la qualificazione di casa Pusterlengo ai playoff, in realtà ancora qualche speranza Pavia ce l'ha. Però in un certo senso Capolando non può scegliere, cioè può scegliere eventualmente Ferentino nel caso perdesse a Sant'Arcangelo, no? Sì, certamente è chiaro che fra noi e Capod'Orlando chi può scegliere di più per come la stiamo vivendo adesso sono loro. Io ti chiedo, Gigi, fossimo, e poi chiamo anche Lorenzo perché comunque nonostante sia emigrato qualche chilometro, no, 50-60 chilometri, 60 chilometri segue comunque tutti i campionati. Gigi, secondo te, fossi Ferentino e Capo d'Orlando, preferiresti avere la bella in casa al primo turno agli ottavi e poi comunque però trovare nel turno successivo la Pafoni, o rischieresti di arrivare terza, avere il primo turno sfavorevole nel fattore campo e però poi eventualmente non trovare la Pafoni, anche perché andrebbe a incrociare o contro Recanati o contro Chieti, che non sono questi squadroni imbattibili e non hanno questo fattore campo? Io credo che le tattiche, pretattiche, strategie che si studiano a tavolino tengano in considerazione di questi ragionamenti. È altrettanto vero che tante volte questi ragionamenti poi ti si ritorcono contro in qualche modo. Cioè, lo sport bisognerebbe farlo per giocare sempre per vincere, che mi sembra la cosa più onesta da fare comunque. Partendo anche dalla considerazione che uno vince, uno perde, questa è una regola che rimane sempre. Il timore è questo, tu fai tutti i tuoi ragionamenti, poi le cose non vanno come vorresti, alla fine diresti, te stai lì a dire invece se avessimo fatto avremmo giocato con Omegna, avremmo fatto un incasso in più, cioè c'è sempre il rovescio della medaglia. Sempre il rovescio della medaglia, però io credo che specialmente le squadre che vogliono vincere il campionato, una squadra come la Pafoni che ha vinto 30 partite, 31 su 35, su 30 su 34, la vuoi beccare proprio all'ultimo, cioè secondo me è un discorso che scegliere o non scegliere vale per una squadra magari sorpresa che se vince o perde non cambia nulla, ha fatto lo suo campionato, è andata ai playoff, cioè non so, la casa Pusterlengo di turno piuttosto che un'altra squadra che è andata a sorpresa ai playoff. Ferentino e Capod'Orlando che sono partite per provare a vincere questo campionato, secondo me possono pensare di scegliere di evitare di trovare Omegna. Potranno anche scegliere di evitare di trovarla, tanto credo che Omegna quest'anno sia la famosa tassa da pagare. Da lì devi passare, o prima o dopo te la giochi, non è che puoi far lì a fare troppi, giustamente diceva Gigi, non puoi anche fare troppi calcoli.
Purtroppo Omegna è una realtà che c'è, che sta andando veramente molto forte, oltre che sta forse sta giocando a livelli secondo me superiori a quelli di tante altre squadre, ma soprattutto anche di categoria, e stanno producendo quello che si vede, 30 su 34 non ce ne sono tante, contro squadre forti, non contro squadrette di primo pelo, o comunque la, non so, Ruvo di Puglia che è ultima, come fa giocare i ragazzini e roba del genere. Si è giocata contro tutti e sta vincendo contro tutti, con intoppi nel caso che ci possono sempre stare per vari motivi, ma è prima e quella bisogna scavalcare. Ti aspettavi una Pafoni così dominante? Io sicuramente, guardando il roster, sicuramente sono forti, poi non pensavo che fossero così forti, nel senso che io ho visto poche volte quest'anno la Pafoni, ho vista nel derby. La cosa che a me ha stupito principalmente è che sono 10 giocatori che stanno in campo tutti e 10, tanti minuti. Ad esempio, mi ricordo qua nel derby Scomparin, forse quello che ha giocato meno, comunque ha giocato 8 minuti in un derby, una partita importante. Per un allenatore avere 10 giocatori, 10 in una stagione, secondo me è importantissimo, anche per poi magari far riposare o coprire eventuali infortuni che hai. Ad esempio Prelazzi, che è stato fuori parecchio tempo, e poi quando arrivi ai playoff hai giocatori magari un pochino più riposati, giocatori più esperti, più riposati, che per fine ti fanno la differenza. E nei momenti in cui hai un infortunio, hai giocatori tra virgolette della panchina, che comunque in teoria dovevano giocare meno, che invece hanno fatto molto bene, ad esempio Paci, ad esempio Scomparin, insomma, i tre ragazzi che a me ad esempio hanno sorpreso di più, insomma, le sorprese del campionato sicuramente sono sicuramente loro. Come diceva giustamente lui, ad esempio Bertolazzi nell'ultimo mese e mezzo ha 18 minuti di media, nell'ultimo mese 18 minuti, cioè nel senso è stato spesso a guardare i compagni, a fare il vice di Lorenzo, quindi il vice del vice di Lorenzo sarebbe il tuo vice. Guarda Teo, a livello di conoscenza di pallacanestro, di come si gestisce una squadra, potrebbe benissimo allenare adesso qualsiasi squadra di A dilettanti, secondo me. Detto questo, l'ultimo mese lui ha, dopo un anno che ha tirato, che ha portato la croce, che ha fatto i miracoli, è stato gestito in questa maniera, dandogli un po' di fiato, dandogli un po' di riposo. Noi abbiamo anche avuto l'esploit di Touré, che aveva fatto un ultimo mese secondo me strabiliante e quindi ha meritato di stare in campo al posto di Teo, così come è stato citato Scomparin o altri esterni che hanno sopperito un po' al ruolo di playmaker, dando modo a Teo di fiatare, con la speranza che questo sia produttivo poi per la seconda fase. Forse Ferentino, correggimi se sbaglio, parlando nuovamente di possibili avversarie, è l'unica squadra che ha un giocatore che è alla pari praticamente con Bertolazzi, no? Guarino e Bertolazzi penso siano il meglio di quello che possa offrire questa categoria in termini di playmaking. Secondo me non c'è confronto a favore di Bertolazzi, perché al di là del fatto che è un nostro giocatore, penso di non aver mai conosciuto una presenza così grande nello spogliatoio, nel modo in cui lo è lui e nel fatto che lo dimostra ogni giorno. Poi non ho mai lavorato con Guarino, spero un giorno di poter lavorare anche con lui e magari mi ricrederò, però Teo è qualcosa di sovrumano per questa categoria a livello proprio di presenza, e quindi siamo contenti noi di aver lui. Allora faccio chiedere a loro: chi sceglierebbero tra Bertolazzi, Guarino, Lorenzo? Al di là che sono tutti e due miei coetanei, quindi è l'annata che è buona, è una buona annata, 79 è una buona annata. Vabbè, loro li conosco tutti e due, penso da più di 20 anni, perché cacchio sono vecchi, no, diciamo una ventina d'anni, vai, perché giocavamo comunque, abbiamo avuto esperienze diciamo nazionale tanti anni fa, assieme abbiamo giocato almeno 5-6 anni comunque con le stesse nazionali giovanili, ecco. Per quel che ho visto, finale di Coppa Italia, comunque quello che sto vedendo, al momento come leadership sicuramente Bertolazzi, quello che mi riguarda, proprio come impatto sulla partita, come gestione, come, se vogliamo, più playmaker vecchia maniera, come piacciono a me, sicuramente lui. Guarino un po' più offensivo, più frullatore, comunque grande palleggiatore, fa giocare un po' meno la squadra, mi piace molto di più Bertolazzi. 1-0 Bertolazzi, 2-0 Bertolazzi. 3-0 Bertolazzi. 3-0 Bertolazzi, Zullo. 4-0 Bertolazzi, Gigi Balestra. 5-0 Bertolazzi, dai. Penso che poi quest'anno se lo sia guadagnato alla grande,
anche dirigere un'orchestra quando l'orchestra diventa più grande ci vuole della bravura comunque, no? Non ha diretto i soliti quattro senior della squadra, ha diretto una squadra dove hanno giocato in 10, quindi comunque 5-0, facciamo 6-0 perché quasi quasi chiamo Giulia Polloli, le chiedo anche a lei chi scelga tra Guarini e Bertolazzi, non ho il dubbio. Però tra Ceper e Carrizzo chi scegliamo? Ceper tutta la vita, non si comincia neanche a discutere. 1-0 Ceper. Mi prometto di scoprire meglio Ceper, che conosco solo per averlo visto su Facebook o sui giornali o cosa. Ho la sensazione che sia molto meglio Ceper di Carrizzo. 3-0, Ceper tutta la vita. Assolutamente Ceper. 4-0, Mirko 5-0, Lorenzo, un'investitura. Sì, un'investitura. Carrizzo, quello piuttosto fortino. Siamo ruoli diversi, dai. Non si possono fare paragoni. Facciamo un vis-à-vis. Dunque, abbiamo parlato di questa partita che attenderà la Pafoni domenica. Vi chiedo come si gioca una partita del genere, perché oggettivamente non è facile magari prepararla. E ti chiedo anche Gigi e poi anche a Lorenzo, forse la vera missione di Lorenzo in questo mese e mezzo sarà tenere alta, non la concentrazione perché quella ci sarà, però il livello, no? Perché insomma la Pafoni giocherà domenica, quindi il 15, poi tornerà in campo il 6 di maggio, cioè 3 settimane mentre gli altri giocano, e quelle 3 settimane saranno dure, no? Perché gli altri giocano, sono già lì per i punti che contano, e tu sei ad allenarti. A proposito, domani c'è un amichevole al Pallabagnera, al derby tra Pafoni e SBS, un allenamento alle 17, credo che ci sia la palla 2. Non è, credo, tanto questa partita il problema, però oggettivamente il periodo dopo, in quale bisognerà gestire tutta quell'attesa. Io credo che non ci sia nessun problema per Di Lorenzo e per Grazzini a dare le giuste motivazioni per giocare questa partita. Troveranno sicuramente lo stimolo giusto, troveranno sicuramente la motivazione giusta. E quello che sarà dopo, bisognerà essere veramente bravi, credo. Grazie. Sì, guarda, tutte le volte che, per esempio, ieri ero a Pesaro in tribuna stampa, raccontavo un po' a chi era vicino a me com'era la formula, e è stata una sorpresa per tanti sapere che una prima classifica, come possiamo essere noi, aspetta 3 settimane, poi gioca la prima partita in casa, poi alla seconda partita di due vittorie su tre di una serie playoff che decide se salire o no in trasferta. E è un regolamento che sinceramente a me non piace, e è un po' sorprendente, perché basta una sconfitta in casa per rimettere in discussione tutto quanto hai fatto di buono. Secondo me non sarà un discorso di motivazioni, ma come hai detto tu, proprio il tenere alto il livello, perché poi puoi organizzare amichevoli, puoi organizzare quello che vuoi, però una partita che conta è qualcosa che è unico e irripetibile in allenamento, quindi io cercherò di dare una mano a Dilo in questa missione. Non sarà facile, però penso anche che abbiamo ragazzi molto ambiziosi e intelligenti per capire la situazione. Perché io vedo qualche allenamento, magari un paio alla settimana, non vogliono davvero perdere nemmeno a briscola chiamata questi ragazzi, davvero incredibile. Non ho mai visto in un gruppo una simile ferocia agonistica, una simile voglia di vincere. Sono pienamente d'accordo, e prima è stato citato Scomparin, secondo me lui è l'emblema di tutto questo, perché è in teoria il 10° giocatore di questa squadra, e è quello che rappresenta tutti gli altri nel saper stare al proprio posto, nel sapere picchiare, nel saper usare la propria energia, però con lo scopo di far crescere la qualità e tornare nei ranghi quando è il momento. Per ora questo siamo stati bravi a portarla avanti, c'è da continuare adesso che conta per davvero. Lorenzo, da giocatore, 3 settimane di sosta mentre gli altri giocano qualcosa di importante, come la si vive? Si vive che ci si domanda chi ce l'ha pensata una cosa del genere, perché è proprio, per quel che mi riguarda, una cosa assolutamente assurda, che una squadra che, anche se sì, ha dimostrato di essere la più forte nell'arco di tutto il campionato, debba ulteriormente sforzarsi a dimostrare ancora la sua superiorità. Secondo me è una cosa che non è concepibile a livello sportivo proprio. 3 settimane ti possono rovinare una stagione intera, perdi il ritmo partita, con amichevoli o meno, ma consideriamo che in zona dovrebbero trovare squadre che siano comunque di livello superiore,
e non è facile, anche perché tante probabilmente smetteranno, la gente sicuramente verrà per problemi economici dappertutto, verrà mandata tutta a casa, quindi le squadre scioglieranno, e con chi vai a giocare sempre contro la stessa, cioè qui in zona che ci può essere un Alegnano che potrebbe essere più o meno al loro livello, ma è l'unica cosa che è bello da vedere, che lì si respira sicuramente un ottimo ambiente, perché lì vedi i propri giocatori sono tranquilli, e spero che quella sia la forza veramente in più che per mandarli avanti. Stabilite contro Castelletto, una contro Brescia, poi forse una con Casale. Sì, l'idea era anche quella di allargarci verso Piacenza, perché cerchiamo di trovare sempre squadre di livello alto, però come diceva giustamente Lorenzo, in questi periodi qua, se una squadra non ha più niente da chiedere o ha finito il campionato, gli stipendi, gli affitti, le case, tutto quanto vengono lasciati, e è difficile trovare competitività in un amichevole, però si fa con quello che si ha, quindi ci rimbocchiamo le maniche e andiamo. Derby domani appunto in amichevole alle 17 contro Castelletto. Parliamo anche di Castelletto, no? Gigi che la segui, anche per Castelletto questa fase finale di stagione è stata abbastanza inutile, regolamento alla mano, visto che sapeva già di dover fare i play-out da circa due mesi e mezzo, visto che Pavia ha avuto un rendimento molto superiore rispetto alla squadra di Sandro De Paul, che troverà al primo turno play-out Sant'Arcangelo con la bella fuori, l'abbiamo detto tante volte. E speriamo che possa trovare questo oggetto misterioso, passami il termine, che non si è visto in campo, adesso si è visto negli allenamenti, Zacchetti, che può essere importante, specialmente contro Sant'Arcangelo, che sotto canestro è un giocatore come Ancelotti, che 2,20 m, e quindi può avere un duello importante con Zacchetti. Sì, hai detto tutte cose assolutamente corrette. Castelletto da tempo sa che deve fare questi play-out, e penso che da tempo stia mentalmente entrando in quest'ottica. Anche il fatto di fare tutti questi cambiamenti di organico credo siano finalizzati ad avere una squadra più competitiva anche nell'immediato. Poi la sfortuna ha voluto che Zacchetti non potesse ancora entrare in campo fino ad oggi. Ora mi risulta che già nell'amichevole contro Romagna sarà fra i 10 che giocheranno, quindi disputerà anche l'ultima gara di stagione regolare contro Nuovo di Puglia domenica, dopodiché si giocherà tutto. L'umore mi sembra abbastanza migliorato, alcune prestazioni danno segno di questa situazione, anche se, per dire, il recupero della partita con Perugia aveva dato idee completamente diverse, sembrava una squadra stanca, per cui indicazioni sono un po' contrastanti, però l'umore generale mi sembra molto migliorato. La squadra al completo sarebbe sicuramente molto competitiva, penso, e può pensare di affrontare nel migliore dei modi anche una squadra pericolosa come Sant'Arcangelo, che fa del ritmo un pochettino la sua peculiarità. Mirko è a posto, ha messo il telefono in carica, quindi è tutto a posto, possiamo riprendere la trasmissione, grazie. Castelletto, stagione contraddittoria, stagione non facile anche per l'umore della piazza, cioè nel senso che non è facile quando a due mesi dalla fine del campionato hai già sparato le tue cartucce e vai ai play-out, Matteo. Sì, sicuramente è stata una stagione non troppo felice per Castelletto, ma all'inizio hanno pagato molto il fatto di non aver peso sotto, di non avere un vero e proprio lungo che giocava in area, che prendesse tanti rimbalzi eccetera, e quindi hanno sofferto un po' questa cosa. Adesso paradossalmente, andando a prendere Sant'Arcangelo, forse gli veniva più comodo giocare da come giocavano all'inizio, forse correndo, provando ad aumentare i possessi eccetera, invece probabilmente la sfida cercheranno di spostarlo un po' più sotto, cercando di far correre meno Sant'Arcangelo e di usare più i quintetti alti, probabilmente, perché potranno far giocare insieme Cotani e Zacchetti, oppure anche magari provare qualche minuto a giocare anche con Cotani eventualmente da tre, magari una cosa così. E sicuramente non è una sfida facile con Sant'Arcangelo, perché magari sono giocatori meno conosciuti, però sicuramente che danno tutto sul campo, che non hanno nulla da perdere e che proveranno in tutti i modi a mettere in difficoltà Castelletto, insomma. E poi Castelletto, secondo me, un'altra cosa importante sarebbe ritrovare un po' la piazza, cioè io ho visto due o tre partite quest'anno, però non c'è più nessuno, insomma, che va a vederli al palazzetto, e quindi ritrovare il fattore campo
sarebbe importante per Castelletto, cioè ritrovare il Palamico come era magari un paio d'anni fa, cioè una bella bolgia nei finali eccetera, gli aiuterebbe sicuramente, insomma. Certo, l'appello della società è stato anche quello di compattarsi appunto in vista dei playout. Come la stai vedendo Castelletto da fuori, Lorenzo? Intanto faccio l'in bocca al lupo a De Paul, che comunque è un mio compaesano. La sto vedendo non bene per quelle poche volte che sono riuscito a vederla giocare. Ha sicuramente avuto delle difficoltà e non ha poi espresso neanche un gran basket per quel che mi riguarda. Hanno avuto un sacco di problemi di infortuni, hanno smantellato il gruppo dell'anno scorso, tanti piccoli problemi economici, è sempre il solito discorso, sempre li giriamo. Non è facile, è una situazione difficile e soprattutto, cioè, diciamo che hanno avuto fondamentalmente una grossa fortuna, che possono essere, hanno avuto nel male, hanno avuto 2 mesi per preparare, comunque come diceva giustamente Gigi prima, hanno avuto 2 mesi per preparare questa partita, questa serie di play out. Io più di augurare in bocca al lupo appunto a De Paul, che è mio compaesano e comunque saluto, e di più non posso dire ovviamente. Nato dolente per te, no? Perché sei nato a Novara, ma un pezzo del tuo cuore è sempre di Domodossola. 6 sconfitte consecutive, dal sogno playoff all'incubo retrocessione, mancano questi benedetti 2 punti da ormai 2 mesi. Ci sono 3 partite, 2 trasferte e verosimilmente la partita clou in casa contro Rho tra 2 settimane. Adesso un pizzico di paura si avverte a Domo. Tra l'altro poi una trasferta anche l'ultima a Sarzana, che è una delle più difficili, credo, al di là del tempo di trasferta, anche come approccio mentale alla partita, perché Sarzana comunque si gioca ancora un miglior posizionamento nella griglia dei playoff. Che dire, sono dispiaciuto da un punto di vista umano, perché comunque ho lasciato, al di là di molti ricordi, anche molta gente che ancora gioca lì, e sì, non deve essere una situazione molto semplice. Purtroppo, come dappertutto, le voci trapelano, so che hanno anche problemi interni, mi spiace per loro e sinceramente spero che quantomeno questi 2 punti per una tranquilla salvezza. Teniamo sempre in considerazione che comunque sotto ci sono anche degli scontri diretti, quindi diciamo auguriamogli un in bocca al lupo e cercare comunque di essere un po' più tranquilli e portare a casa quantomeno una salvezza tranquilla per poi eventualmente fare i conti con tutto quello che serve per riniziare l'anno prossimo. Anche perché so che lo sponsor farebbe di tutto per far tornare Lorenzo a Domodossola, me lo ha detto lui pubblicamente. Dipende qual è lo sponsor. Ah, vabbè, sì, no, vabbè, ma lì ci sono altri coinvolgimenti, no? Bruno, tra l'altro, che saluto. No, vabbè, carissima persona che mi ha dato una mano l'anno scorso, mi ha lasciato anche ha ampliato il mio know-how di comunque informatico per motivi lavorativi, è stata veramente un'ottima persona. Scusami, tu volevi io accendo il computer, schiaccio internet, le mie conoscenze informatiche finiscono lì, magari qualche ripetizione, qualcosina me la puoi dare? Quando vuoi, ovviamente fatturiamo, no? Come quant'è? Ne parliamo dopo con calma, che sennò poi dopo mi rovino la piazza dopo. Io e l'informatica siamo 2 rette parallele che non si incrociano mai, no? Giusto? Giusto Gigi? Se sono parallele. Okay. Infatti io volevo vedere se aveva ancora qualche reminiscenza di matematica Gigi Balestra, perché rette parallele, poi quali sono le altre rette? Convergenti, che invece si incontrano, convergenti. Quelle divergenti, infatti, bravo. Dunque, queste ripetizioni di informatica, matematica mischiata, prima di tornare da Lorenzo ti chiedo l'obiettivo anche di Novara, anche se l'hai detto prima, questa Domodossola ragazzi in netta difficoltà. Sì, io sinceramente non ho idea di cosa. I know how. Non ho idea di cosa tu stia raccontando e di cosa tu mi stia chiedendo. So che c'è un'amicizia tra il settore giovanile, soprattutto di Omegna, con Domodossola. C'è stato un vario scambio di ragazzi. Io ho avuto il piacere di avere Andrea Maglio di Domodossola, ma la mia conoscenza di questa situazione si termina qua e quindi lascio la parola a chi ben più di me ne sa. La snobba, eh? Povero Grazzini, così insomma. Sì. Beh, non è facile, quest'anno credo che non sia stato un anno facile, anche visto da fuori.
fatto i conti con problemi di organico, un po' di turnover, un po' di effetto aeroporto anche a Domodossola c'è stato con, per quanto riguarda la squadra. Poi accanto al bel periodo, a seguire al bel periodo che sembrava lanciare Domodossola come outsider dietro a quelle più forti, è venuto il periodo più nero. Quando poi a questo subentra anche il tarlo mentale, diventa difficile, credo, gestire la situazione. Insomma, poi ci vuole altro che l'allenatore, insomma, ci vuole il mental trainer. Questo aeroporto non l'avevo mai sentita. Domo non farà i playoff, li farà invece Novara, c'è Tortona Uberalles, come direbbero in Germania, soprattutto grande favorita per la vittoria, per la promozione in Serie B dilettanti, è messo che si chiamerà Serie B dilettanti, ma prossimo, questo non lo posso sapere perché Meneghin e compagnia bella si alzano la mattina e cambiano le regole, anche se Meneghin va fuori da un anno, ma la riforma la varerà lui, quindi bisogna capire come si chiamerà questo campionato. Novara, quali sono le squadre secondo te, Lorenzo, da cui guardarsi, temere di più in chiave futura, in chiave playoff? Credo che tra le prime otto, facciamo dalla seconda all'ottava, perché la prima, per quel che mi riguarda, è fuori categoria. Siamo tutte più o meno allo stesso livello, perché alla fine non abbiamo, cioè abbiamo avuto comunque difficoltà contro tutte quante, quelle che abbiamo incontrato, al di là di, anzi, abbiamo forse perso di più con quelle sotto che all'ottava che quelle sopra, ma no, è molto equilibrata da zona playoff, veramente al di là dei punti di differenza, comunque sono molto equilibrate. Forse diciamo dalla sesta in poi, dalla sesta in giù, ci può essere qualcosa di diverso, però le prime cinque secondo me siamo tutti sullo stesso piano, sempre dalla seconda alla quinta, sempre sullo stesso piano. Noi siamo lì, siamo in lizza, come dicevo prima, e siamo sicuramente vogliosi di ottenere un risultato sportivo anche per muovere una piazza, smuovere una piazza o rismuovere una piazza che è assolutamente addormentata e assopita. La società sta facendo degli sforzi veramente considerevoli, sia a livello economico che a livello di personale, gente. Abbiamo un settore giovanile grosso che comunque prevede 300 e più ragazzini, e non sono pochi. Il problema è che non siamo praticamente considerati, purtroppo siamo sovrastati da una realtà calcistica che ci sta schiacciando e non possiamo far niente. So che tu segui anche queste cose qui, ma purtroppo lo dovevo dire, e anche perché come sempre, come sai, non ho peli sulla lingua, non mi interessa proprio niente. E porto l'acqua al mio mulino e speriamo che veramente con un risultato sportivo importante, come potrebbe essere una promozione, qualcuno si veramente capisca che c'è anche una realtà diversa da quella del correre dietro un pallone e darci due calci. Matteo? Allora, dunque, dicevamo prima il settore giovanile che ha giocato in questo weekend di Pasqua. Allora, l'Under 13 ha partecipato, come già da un paio d'anni succede, al Garbosi. Quest'anno sicuramente a livello di risultati non è andata benissimo, però è un'occasione importante per confrontarsi con altre realtà e per fare esperienze anche fuori regione, insomma, per giocare con squadre della Lombardia piuttosto che di altre regioni. Under 14 invece ha riposato perché fanno il doppio campionato con Under 15 e quindi abbiamo ottenuto di dargli magari qualche giorno di riposo. L'Under 15 invece ha partecipato a un torneo a Borgomanero con sostanzialmente con la futura annata Under 17 e si è classificata al terzo posto, ha perso solamente con i ragazzi che poi hanno vinto il torneo, che erano di Obrenovac, e invece le rappresentative di Arona, quelle un pochino più grandi, erano anche loro, sono allenate eccetera, ma non hanno partecipato a nessun torneo appunto in vista del rush finale di stagione, insomma. Quindi io ringrazio Gabriele Grazzini, che tornerà presto con la sua lavagna. Ciao Gab. Ciao a tutti, ci vediamo in palestra o al palazzetto. Noi domenica ore 18 a Verbania giochiamo con Capodorlando, veniteci a trovare. Grazie Gigi, padrone di casa. Grazie a voi e a tutti i telespettatori. Grazie Matteo, è stato bravissimo, se l'è cavata veramente molto bene al microfono, bravo, promosso quasi con la lode, bravo. Vabbè, grazie, ciao a tutti. E faccio salutare, come avveniva l'anno scorso, il mitico Lorenzo, vai, è tutto tuo questo microfono. Tutto mio il microfono. No, io invece esorto, se qualche novarese sta guardando, sicuramente lo esorto a venire alle 18 domenica, faremo concorrenza o Omegna. No, giochiamo alle 18 dal lago di Novara e niente, saluto tutti, è stato veramente un piacere tornare e spero ci saranno altre occasioni di potervi rincontrare anche in contesti diversi, per amor del cielo, e ci vediamo la prossima volta.
verse might get jammed hurt. Most definitely. That time. Most brothers like to call it a gift. Hey, yo. Shine bright where I'm far from my close to. I told you. And then you know, this is how we.